Una folla commossa per l'addio a Dario. La chiesa di Capezzano non è riuscita a contenere le centinaia di persone che si sono ritrovate per l'ultimo saluto a Dario D'Alessandro, il giovane morto in un incidente la notte di Natale. I 30 anni del presepe vivente. A Ruota si è svolta la 30ª edizione della rappresentazione della Natività. Moltissima gente ha raggiunto il borgo sulle colline di Capannori, complice anche il bel tempo. Assegnati premi a Enzo Pedreschi per l'edizione 2019 del riconoscimento istituito da Comune di Castelnuovo e Slow Food per la promozione dei prodotti del territorio. Il 5 gennaio torna il Basket Day. Al Palatagliate si disputeranno le gare Geonova Montecatini e Lemura Palermo. Incasso della giornata a favore della Croce Verde per l'acquisto di un life pack. Per lo sport, una foto sul girone di andata, statistiche e curiosità delle prime 17 giornate. La Lucchese ha la miglior difesa, il Seravezza è Mister X, Givi Borgo col capocannoniere Lucatti ceduto però al Seregno. Centro tennis Luca Vico Pelago guarda al futuro. La società lucchese ci ha preso la forte milanese Bianca Turati e riflette sulle tre straniere. La finale Scudetto 2020 e forse anche le semifinali ancora al Palatagliate. Ben trovati al TG Noi, apertura dunque purtroppo dedicata ai funerali di Dario D'Alessandro, il giovane di Capezzano morto la notte di Natale. Sentiamo Massimo Mazzolini. Una folla enorme ha dato l'ultimo saluto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 dicembre, a Dario D'Alessandro, il ragazzo di 16 anni, vera promessa della nazionale italiana di nuoto pinnato, deceduto la notte di Natale in un incidente sulla via Sarzanese a Capezzano, nel comune di Camaiore, a pochi passi dalla sua abitazione. «Esco a prendere le sigarette», aveva detto ai genitori, nonostante fossero le due passate della notte. Pochi attimi e poi lo schianto fatale, dopo una serie di sorpassi fatti con lo scooter del padre, un Beverly 350 cm cubici di cilindrata. Il giovane ragazzo aveva trascorso la serata nella vicina Pietrasanta. Era rientrato a casa, ma subito era uscito per recarsi al vicino distributore automatico di sigarette. E forse, proprio per questi motivi, non aveva indossato il casco. Oggi, come detto, l'ultimo saluto alle 15 nella chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù di Capezzano, troppo piccola per ospitare oltre un migliaio di persone che subito dopo pranzo hanno atteso nella piazza della Misericordia l'arrivo del feretro dal vicino obitorio. In molti sono restati all'esterno della parrocchia, stracolma all'inverosimile. Grande la commozione fra i tanti giovani presenti che lo hanno ricordato con affetto, definendolo come un ragazzo unico e insostituibile. Chi lo conosceva non dimenticherà la sua simpatia e generosità. Cambiamo decisamente argomento, occupiamoci del presepe vivente di Ruota. Era la 30ª edizione, andiamo a vedere com'è andata. Era la 30ª edizione, non assolutamente deluso le attese. Il presepe vivente di Ruota, uno dei più antichi e suggestivi della nostra provincia, si è svolto in una giornata di festa, calore e partecipazione. Anche il clima ha aiutato e invogliato tanta gente a salire fin lassù nel piccolo borgo. Alle 13 è stata chiusa la strada di accesso, si poteva salire con il servizio navetta. Poi, subito dopo, l'apertura delle botteghe, tenute gelosamente segrete fino alla vigilia nel loro aspetto e nella loro creatività. Alle 15.30 il concerto di Natale della soprano Paola Massone e del coro Calli Open Joy. Il tutto in un clima di grande festa. All'imbrunire il presepe vivente è entrato nella sua fase più significativa con Maria e Giuseppe che si sono mossi in cerca di un alloggio. Alle 17.30 la scena della Natività e a seguire l'arrivo dei pastori e successivamente l'adorazione dei re magi con i loro doni al bambin Gesù. Il tutto in un clima di assoluta emozione. Ricordiamo che la manifestazione rientrava nell'ambito della Via dei Presepi, una delle tappe delle Terre dei Presepi, che fino al 19 gennaio vedrà molti eventi e l'esposizione di decine di presepi artistici nei vicoli del paese. Da parte mia un ringraziamento a tutto il paese di Ruota, a tutti i volontari, a tutte le persone che si adoperano perché questa festa riesca e questa festa chiaramente è un orgoglio per tutto il territorio. Siamo rimasti molto contenti e abbiamo avuto anche il tempo dalla nostra parte, sì, abbiamo apprezzato tutte le persone che sono salite e insomma siamo contenti di come è andata la macchina organizzativa della giornata.
E restiamo in tema di presepi, ci spostiamo a Piave Fosciana dove c'è una bella mostra con più di 30 rappresentazioni. Piave Fosciana, nel cuore della Garfagnana, si conferma più che mai il paese dei presepi. Infatti anche quest'anno nel borgo pievarino si è aperta un'importante mostra dal titolo Il presepio, stupore per l'anima, con circa 30 presepi tra installazioni classiche e diorami natalizi di notevole fattura. La mostra ripropone alcune conferme dello scorso anno, ma anche importanti novità, tra cui questa natività illuminata grazie alla dinamo di questa bicicletta, per cui più si pedala e più luce si dà alla natività stessa. Sì, quest'anno abbiamo una novità in più, abbiamo il presepio in bicicletta che arriva dagli amici presepisti di Castel Fiorentino. Pedalando illuminiamo la scena della natività. La mostra è stata allestita all'interno dell'oratorio di San Francesco, a due passi dalla chiesa parrocchiale, e offre un percorso molto suggestivo che permette di apprezzare tanti presepi che raccontano i momenti più importanti della cristianità. Ci sono scene legate all'Annunciazione, al viaggio per il censimento fino alla Natività, tutte realizzate secondo il gusto degli artisti presepisti, spesso ambientate anche in contesti locali. Di grande pregio sono poi personaggi del presepio, spesso esempio di artigianato di altissimo livello. Infine, oltre alla mostra, è giusto ricordare che è possibile visitare lo straordinario presepio meccanico realizzato nel lontano 1973, ma che mantiene intatti fascino e sacralità. E a Castelnuovo Garfagnana sono stati consegnati i premi Enzo Pedreschi, istituiti insieme a Slow Food e Comune di Castelnuovo. A Castelnuovo Garfagnana sono stati assegnati i premi per il 2019 alla memoria di Enzo Pedreschi. Si tratta di una serie di riconoscimenti annuali istituiti dal Comune di Castelnuovo Garfagnana in collaborazione con Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio per premiare coloro che, in linea con i principi dell'indimenticato Enzo Pedreschi, promuovono il territorio e i suoi prodotti. Quest'anno veramente un poker d'assi per quello che è la valorizzazione del territorio, la tradizione della cultura gastronomica contadina, persone che si sono distinte negli anni nella promozione in tutte le possibili forme, nel quotidiano come in grandi manifestazioni nazionali. Alla presenza del sindaco Tagliasacchi e di Gabriella Pedreschi, in rappresentanza della famiglia, è stato consegnato il premio Pedreschi Giovane ad Alessandro Bravi, giovane viticoltore di Campoggiano. Fa molto piacere, non me l'aspettavo e quindi sono molto contento di questa cosa. Per le tante iniziative promozionali, il premio Pedreschi 2019 è andato a Lorenzo Satti, già presidente del Consorzio del Faro IGP della Garfagnana. Un riconoscimento importante per me personalmente, che rappresento il Consorzio di Tutela del Faro, ma lo voglio dedicare anche a tutti i produttori della Garfagnana che in questi anni hanno dato tanto proprio per la promozione e la continuità del prodotto Faro IGP Garfagnana. Premio Pedreschi 2019 anche a Maurizio Romei e Giordano Andreucci del ristorante Il Pozzo di Pieve Fosciana. In questo caso si è trattato anche di un riconoscimento alla carriera e alla loro professionalità, che nel corso di questi anni ha fatto conoscere prodotti ed eccellenze del territorio. Effettivamente penso che fosse fiero di quello che abbiamo analizzato e poi anche col fatto che usiamo tanti prodotti di nostra produzione, quindi Lenzo sicuramente da quando abbiamo iniziato è sempre stato vicino, quindi per noi è stato un grande onore via essere qua stasera. Un percorso iniziato nel lontano 88 insieme al povero Enzo Pedreschi, e da allora Slow Food ci ha sempre accompagnato in simbiosi con il nostro lavoro, segnalati sulla guida praticamente tutti gli anni fino ad oggi, e questo ci dà veramente tanta soddisfazione. Il Palasport di Lucca il 5 gennaio ospiterà il Basket Day, giocheranno sia la Genova che le Mura Lucca, l'incasso delle partite devoluto alla Croce Verde. La pallacanestro lucchese di nuovo insieme a favore della Croce Verde. Domenica 5 gennaio andrà in scena il Basket Day 2020, che vedrà impegnate nella solita giornata Genova Lucca e Gesam le Mura. Alle 18 i ragazzi di coach Catalani se la vedranno con il Montecatini Terme. A seguire alle 21 le giocatrici agli ordini di Francesco Iurlaro dovranno affrontare Sicily Baikar Palermo. Il ricavato degli incassi verrà devoluto alla Croce Verde e sarà destinato all'acquisto di un life pack, un'attrezzatura da installare a bordo di un'ambulanza.
alle 18, quindi tutti al Palazzetto dello Sport, perché in questa giornata di sport servirà anche ad acquistare un life pack. Il life pack è un elettromedicale che è utilissimo all'interno delle ambulanze e ci serve per poter intervenire in tutte le situazioni di emergenza. Durante l'intervallo lungo di entrambe le partite, i protagonisti sul parquet saranno i tifosi, grazie all'iniziativa Un Canestro Impossibile. 15 persone, estratte a sorte tra gli spettatori, potranno tentare di realizzare un canestro con un singolo tiro dalla lunetta più lontana. Chi riuscirà nell'impresa verrà premiato con un weekend per due persone in una località italiana. All'interno del palazzetto sarà inoltre allestito un punto di raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e di giocattoli per aiutare le numerose famiglie bisognose della città e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. E adesso, come ogni venerdì, il consueto appuntamento con l'Ancora di Sergio Talenti. Accade a Viareggio. Una notte un ristorante, un tavolo messo fuori il locale alla sua chiusura, con sopra dei sacchetti con un foglio di carta dove c'è scritto sopra e cosa c'è dentro. Carne, verdura, pesce, eccetera. Chi non ha soldi per procurarsi il cibo arriva, ricoperto dall'anonimato e dalla notte, prende il proprio sacchetto e se ne va. All'alba il tavolo è vuoto. L'iniziativa di quelle che ripulisce l'aria dai veleni dell'indifferenza. Ma svela anche quanto grande sia il disagio sociale estremo della nostra provincia, con centinaia di senza tetto vaganti qua e là, soccorsi da volontari e poche istituzioni filantropiche. Di questi tempi per loro una tachipirina è oro. Sono gli invisibili, umani in fuga, che strisciano lungo i muri per non farsi vedere, con un dolore duro dentro e ben nascosto, il sapere di essere soli al mondo. Sono solitudini esasperate in questi giorni di festa, a loro negati, giorni difficili perché tutto intorno a loro è dissolto e non hanno soltanto bisogno di pane, ma anche di un sorriso. Termina qua la prima parte del TG9, una breve interruzione pubblicitaria e poi spazio alla pagina sportiva.